Ciao a tutti e a tutti, bentornati, benvenuti in un nuovo video, finalmente in postazione. Piccolo PS, se sentirete rumorini, rumori strani in questo video, sono sempre i cani che non si scollano. Un minuto, da me. Questa quarantena di certo non aiuta. Comunque, a parte questo, oggi finalmente sono qui per un video super richiesto da voi. Me lo chiedete da un sacco di mesi, finalmente eccomi qua. Facciamo una sorta di get ready, quindi ci prepariamo insieme, ci trucchiamo, proviamo delle novità. Ho un sacco di novità da farvi vedere. E in più vi recensisco anche alcuni dei prodotti che appunto sto provando. Iniziamo subito perché sono sicura questo video durerà un sacco. Primo step che faccio, utilizzo il nuovo dispositivo di Foreo. Come sapete, io li ho praticamente quasi tutti e questo qua è pazzesco. Questo qui è l'UFO 2, ve lo faccio vedere meglio perché vabbè il design è qualcosa di pazzesco. Questo è un dispositivo spa in casa, dispone di termoterapia, infatti proprio grazie a questa funzione favorisce l'apertura dei pori e quindi il prodotto agisce in maniera più profonda. Dispone inoltre di crioterapia che aiuta a sgonfiare e tonificare la pelle e una delle novità più grandi è proprio la luce LED che ha 8 colorazioni diverse e a seconda della maschera che scegliete ha una funzione. Ho provato un sacco di sensazioni diverse nei 90 secondi di utilizzo perché poi è una maschera, adesso vi faccio vedere tra l'altro tutte quelle che ho io, iper veloce da fare, però in quel poco lasso di tempo è super efficace e soprattutto valida e poi in base al tipo di maschera che andate a scegliere ha diverse funzioni, quindi vi fate un trattamento completo con pochissimo tempo e pochissimo sforzo perché poi è molto semplice. Tra l'altro è tutto guidato anche tramite l'app, adesso la farò vedere, alcune le ho già aperte, alcune le ho finite, vi faccio vedere più o meno le prime tre. Quindi rivitalizzante, questa qui è al Manuka Honey, olio di cocco è nutriente. Poi abbiamo la Glow Addicted che è appunto illuminante, all'interno contiene delle perle. Vi mostro queste due celestine. Abbiamo la Make My Day, è molto leggera ma allo stesso tempo contiene all'interno l'acido ialuronico, quindi è molto nutriente per la pelle. Questa qui invece è la Matte Maniac che è appunto purificante per chi ha la pelle grassa e anche opacizzante. Questa qui è la Shimmer Freak che è una maschera contorno occhi in microfibra, quindi ci sono anche per parti specifiche del viso. E questa qui invece è quella che io faccio praticamente tutte le notti, infatti questa è la confezione nuova, ne avrò finite tre. Rivitalizzante nutriente, appunto maschera notturna, quindi prima di andare a dormire la fate ed è bella ricca. Come vedete al lato della scatola troviamo queste raffigurazioni e per ogni maschera ci dice anche il tempo di utilizzo. Poi tanto se fate tutto tramite l'applicazione sul telefono vi dice tutto, vi imposta anche già il tempo. Prendo la mia maschera, la vado a montare sul dispositivo. Come vedete sono già dei pad imbevuti, vi basterà adagiarli sulla parte questa qui liscia e poi bloccate con l'anello trasparente. Come vedete qui c'è il mio dispositivo, vado su inizia e si accenderà la lucina, poi vi farà inquadrare il codice a barre della maschera, ci dice anche proprio i movimenti da fare. Finito il trattamento, poi voi andate a pulire il dispositivo, lo spegnete e quello che vi rimane sul viso lo andiamo a massaggiare. Se avete la possibilità andate anche solo sul sito, date un occhio, fatevi fare un bel regalino perché il cielo vale tutti. Io lo ricomprerei altre 20 volte e poi trovate tutte le informazioni se vi va qua sotto. E poi siamo pronti per iniziare a provare tutto il resto delle nostre novità make-up. Questa è la box dei nuovi prodotti in Abla, la Cutie Collection. Come vedete si divide poi in tre diversi temi, chiamiamoli così. Io mi sono salvata su Instagram uno dei look che hanno caricato proprio sulla pagina di Nabla, che è questo look qua che hanno fatto con la collezione Wild Berry, poco estiva mi rendo conto perché con questo rossetto scuro, ma magari lo andiamo a mixare con le altre due collezioni. Non l'ho ancora provata questa collezione, però so senz'altro che gli ombretti di Nabla sono una certezza, come tante altre realtà italiane, cioè sono pazzeschi, si stanno espandendo sempre di più, guardate poi
guarda che carina la box. Vedete, abbiamo una matita. Questa qua l'hanno creata per essere universale, quindi la potete usare davvero per qualsiasi cosa, dalle labbra agli occhi, a quello che più vi va. Rossettino in bullet. Questi qua hanno una texture molto cremosa, l'ho swatchati l'altro giorno. E qui abbiamo la palettina, che si compone di questi colori qua. Quindi vado ad applicare una base. Io mi trovo benissimo ad applicare la Born to Glow di NYX, che in realtà sarebbe un correttore. Vedete, con la spugnettina lo vado ad applicare. Se dovete utilizzare dei colori più accesi, sono sempre consigliate le basi specifiche, comunque quelle un pochino più pastose rispetto ad un correttore, che tra l'altro ha anche il pigmento all'interno, perché ha una funzione in realtà correttiva. Però io mi trovo bene quando devo fare questi look un pochino più sfumati, più soft. Allora, qui credo proprio abbia iniziato applicando il colore più scuro, che è Blackberry. Questo qua, questo viola molto scuro, desaturato, bellissimo. E praticamente vado a fare una sorta di Hello High Smoky. Quindi intensifico la parte iniziale dell'occhio e la parte finale. Poi da qui scegliete che forma dargli. Io per la mia forma di occhio, comunque un po' calante, tendo a portarlo sempre un po' verso l'alto, quindi mi creo già una sfumatura e logicamente la parte più intensa è quella proprio finale agli estremi. Poi prendo un altro pennello e vado con Venom, questo colore che è un po' più acceso, quasi un colore orchidea, che è anche un pochino più polveroso, non so se vedete dalla cialda che fa un po' più di payoff. E con questo mi aiuto a sfumare i bordi e vado ad alzare, vedete, leggermente. Però in linea generale, ragazzi, questi ombretti, ripeto, una garanzia. Cioè, guardate quanto si sfumano veloci, ci ho messo letteralmente un minuto. Io lo lascerei in realtà abbastanza così, mi vado giusto a rintensificare un po'. E poi sicuramente, senza ombra di dubbio, nella parte centrale hanno applicato Alchemy 2.0, che è questo colore qua, che in realtà è un colore top coat, quindi l'ho andata a prelevare e vi dà proprio la riflessatura più che un colore pieno saturato. Infatti swatchato, vedete, ha un sacco di cangiature di riflessi, e questo lo applico nella parte centrale. Ok, spero in camera si riesca a vedere bene, ha un effetto bagnato pazzesco. E vado a fare anche l'altra parte. Nel mentre che faccio l'altra parte, vi parlo un attimino delle ultime novità. Nel senso, ho girato diversi vlog durante questo periodo ed è difficile perché io non sono a casa da sola, sono a casa con i miei e mia sorella. Siamo in 4 più 2 cani ed è pesante, soprattutto perché, ripeto, sto con loro. Cioè, mi fanno letteralmente esaurire e passare la voglia di vivere. Avrei preferito 100.000 volte passare la quarantena da sola. Poi sarò strana io? Probabilmente. Sono consapevole del fatto che c'è gente che la sta passando effettivamente da sola e che in realtà pagherebbe per stare con qualcuno, e io il contrario. Infatti non riesco a fare tutti i contenuti che vorrei fare, per cui uno pensa, ok, adesso siamo a casa, sicuramente ho tempo di fare la qualunque. In realtà non riesco a fare mai niente, perché o un momento uno mette la musica e l'altro parla e mia sorella fa le lezioni online, cioè è veramente un casino. Io non ho uno studio dove potermi chiudere e dire: ah, finalmente sto qui. Infatti anche adesso sentirete il cane ciancicare, perché io ho dato l'ossetto, almeno fa qualcosa. Ed è una situazione un po' così. Letteralmente io sto impazzendo. Cioè, se non sono impazzita in questi giorni, fatemi santa, portatemi a Lourdes, non lo so. Comunque letteralmente, cioè, ci ho messo tipo 0 secondi a fare questa sfumatura, incredibile. E quindi è una situazione un po' così. Nel vlog, che non so se caricherò prima o dopo questo video, vi ho spiegato un po' la situazione e quello che intendo fare, e che questa quarantena mi ha aperto gli occhi a fare velocità, diciamo così. E quindi sicuramente nel video poi saprete tutto quanto, quelle che sono le novità prossime, neanche troppo future. Qui in realtà l'occhio sarebbe più intenso, ma lo andiamo a intensificare dopo anche nella parte sotto. Quindi passo direttamente alla parte del viso. Questi giorni ho una pelle tremenda, perché si mangia, si dorme, si ozia, non si fa niente. Quindi ho una pelle davvero tremenda. Infatti ho assolutamente bisogno di questo primer qui. Questo qui è il The Silk Canvas di Tatcha, costa un occhio della testa, si può acquistare solo in America. Io l'ho fatto prendere a mia sorella quando è stata a Los Angeles, poi ci sono stata anch'io e a saperlo l'avrei preso io. Però dettagli, comunque lo vado ad applicare nelle zone dove ho i pori più visibili e dilatati, praticamente ovunque. No vabbè, mi concentro qua nella parte ai laterali del naso, che per quanto mi riguarda è una zona abbastanza critica. Il naso stesso, che sono piena di punti neri nonostante io faccia mille robe,
ma vabbè, quella è genetica, raga, che vi devo dire. Lo applico con un pennellino da a lingua di gatto, io mi trovo meglio così. Tra l'altro mi sta per uscire uno sbrufolone qua, vi giuro, un dolore, neanche riuscivo a parlare ieri, quindi penso nei prossimi giorni diventerà un Hulk di brufolo. Fatto ciò, lascio agire proprio un minutino, tempo che si assesta bene il prodotto, e vado ad applicare questo fondotinta qui. Questo è uno dei miei preferiti, in realtà è un fondotinta low cost, e se lo trovate ve lo straconsiglio, perché è veramente veramente valido. Ed è questo qui di Astra, il Transformist. Io devo andare a comprare la full size, perché mi hanno inviato il campioncino di tutti i vari tester dei colori e una full size, ma non era della mia colorazione, infatti la mia è la 01, perché sono pallida, chiara e tutto quello che vi va di dire. Ha un applicatore tipo a paletta, quindi lo applico un po' su tutto il viso e poi lo vado a sfumare. Poi si lavora benissimo, come potete vedere. Vado a sfumare col pennello e poi con la spugna magari tolgo le rigature, le spennellate, tutto l'eccesso, eccetera eccetera. E poi si asciuga. Cioè, è una cosa fantastica, si asciuga e rimane lì, letteralmente rimane lì. Ha un bellissimo finish sulla pelle, quindi recensione di questo, super promosso assolutamente. Vado con la mia spugnettina ed ora vi faccio vedere all'azione uno dei miei correttori preferiti. Questo qua è il Bye Bye Under Eye di It Cosmetics. È assurdo, in realtà quando ho un'occasione, so che devo stare tanto tempo fuori, questa è la mia combo. La CC Cream e il correttore, sempre appunto dello stesso marchio. Per la CC Cream, se vi interessa, io utilizzo la colorazione Fair, mentre per il correttore la 10.5 Light C. Mi trovo letteralmente da Dio, sono tra i prodotti più validi che io abbia mai provato. Il correttore ha un qualcosa di unico, cioè ne basta una punta una e vi corregge la qualunque. Anche qui io vado prima con un pennellino, infatti questi prodotti in realtà sono nati proprio per chi ha problemi di dermatite, di pigmentazione strana della pelle, macchie. Ci credo assolutamente, infatti all'evento ce l'hanno fatto vedere. Sono pazzeschi, cioè vi cancellano qualsiasi problema. Ok, una volta fatto questo vado a settare tutto con la cipria. Vi faccio vedere sempre questa loro, che è la Bye Bye Pores. Questa vi setta tutto letteralmente per una giornata. C'è il buchino, come potete vedere, ed è la seconda, non la prima. E la uso proprio giornalmente. Mi sarà capitata una volta di ritoccarla, proprio con 30 e passa gradi, eh. Ok, prima di finire il viso vado a finire gli occhi, riprendo la palettina, applico Wild Berry tutto nella parte sotto. Guardate come cambia l'occhio quando lo incorniciate. Mi aiuta a sfumare anche con lo stesso Venom di prima. Scendo un po' perché nel mio tipo di occhio, se non faccio uno stile grunge, sembra un po' incompleto. Deve venire un po' la Taylor Momsen di Gossip Girl sostanzialmente. E ora passo a utilizzare la matitina. Questa qui è la numero 3. La vado ad applicare all'interno dell'occhio. Come vedete è molto cremosa e scrive letteralmente subito. Visto che non so quanto possa durare, essendo così cremosa, la vado anche un po' a fissare con lo stesso ombretto. Comunque, in linea generale, mi piace l'idea di Nabla, la direzione che sta prendendo, perché sta sviluppando sempre più prodotti professionali, ma allo stesso tempo adatti a tutti. Multifunzione, sono fenomenali, pazzeschi. Fatto questo, riprendo Alchemy 2.0 e lo utilizzo anche un po' nel dotto lacrimale per darmi un punto luce. Ora vado ad applicare il mascara, così posso intanto terminare il viso nel mentre che si asciuga un po'. Ne uso sempre uno di Nabla che adoro, che è il Measure Pleasure. È diventato in assoluto uno dei miei top 5 e io ho delle ciglia inesistenti e chiare, quindi se mi piace a me, figuratevi agli altri. Mi concentro bene sulla radice, perché tanto andiamo a applicare le ciglia finte, quindi sulla lunghezza non è che ci serva tanto. Fatto ciò, adesso scegliamo le ciglia finte. In realtà non vorrei qualcosa di troppo carico, perché altrimenti mi va a nascondere, avendo io l'occhio piccolo e la palpebra calante. Ce l'ho tutte io, ragazzi, ce l'ho tutte io. Tutto il gioco dell'Hello Eye. Che dite? Too much? Secondo me ci sta, perché non sono troppo folte andando su e quindi si vede l'effetto. Sì, applichiamo queste. Tra l'altro non so mai se sono effettivamente le Flirty di Mulac o se era un paio che avevo preso da AliExpress, non lo so, mi sono un po' persa. Per applicarle utilizzo questa colla di Melissa, che in realtà è ottima, 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 anche se ultimamente sto utilizzando la BFF di Cosmify, che ha creato Giuliana Makeup Delight, che è pazzesca ma è sold out sul sito, quindi non lo so, spero la rimettano in stock, per
perché è una delle migliori che io abbia mai provato. Per adesso invece utilizzo questa, così non mi devo alzare. Mamma mia ragazzi, non vedo l'ora di avere una postazione decente per girare. Se io avessi uno studio fatto bene, con tutto a disposizione, girerei almeno 2 video al giorno. Così ti passa la voglia. Spero prima o poi di poter realizzare questo mio desiderio. Sarebbe davvero una bella cosa. Ok, faccio asciugare la colla nel mentre faccio il mio contour. In realtà a questo giro mi devo alzare, quindi... Eccoci qua, letteralmente in un secondo sono andata a prendere questi prodottini qua che mi sono arrivati recentemente. Sono del marchio Corazona, che trovate se non sbaglio su Maki Beauty. E volevo provare, ero super tentata da questa terra. Come vedete ha una colorazione bella fredda. Questo qui si chiama Sunmate, è un marchio comunque low cost, quindi sicuramente non mi aspetto prestazioni altissimissime, però devo dire che fa il suo dovere. Forse è poco pigmentato una volta sfumata sul viso, non so se vedete, ma sto riprendendo il prodotto 2 volte per avere l'effetto almeno quello che piace a me, poi è sempre soggettiva, però il colore mi piace molto, si sfuma anche bene, vedete non fa macchia, quindi ci sta, lo metto anche un po' qua. Ho preso anche il blush, tra l'altro, che si chiama First Kiss, che è un colore anche qui un po' malva, quindi ci sta. Questo invece vedete che è molto pigmentato, lo devo andare a sfumare bene, sennò mi fa l'effetto Heidi, però si sfuma bene, anche questo non fa macchia. Eccoci qua, pronti per applicare le cigliette. Ormai ci ho preso la mano e le applico in 0 secondi. Mi chiedete spesso i consigli, ma è un po' come l'eyeliner, cioè non c'è un vero e proprio metodo che dici fai così e vai sicura. Serve tanta pratica, bisogna trovare gli attrezzi giusti che piacciono a voi, con cui vi trovate bene. Però sicuramente uno dei segreti è tagliarle sempre, cioè non le applicate come vi arrivano nella confezione, perché ognuno ha un occhio diverso e vanno un po' gestite. Un trucchetto che magari vi posso dare è: applicate sempre prima la parte iniziale e finale, poi sistemate la parte centrale, poi pigiate bene col dito. Ok, una volta che ho applicato le mie ciglia mi sono assicurata che sia tutto ok, ripasso un po' il mascara dove vedo che serve incollare bene le mie ciglia con quelle finte, lo metto un po' anche sotto. Fatto ciò, adesso ci manca labbra, illuminante e sopracciglia. È una delle cose che lascio sempre alla fine, forse perché mi rilassa farle, non lo so. Prima però vado con l'illuminance. È uscita la mia nuova linea, non ve l'ho ancora detto forse qui su YouTube, di illuminanti insieme a Cosmify, che si chiama Neverland. Tra l'altro lo trovate sempre il link sotto se volete acquistarli. Sono 4 colorazioni, ve l'ho mostrate bene su Instagram. Oggi vado a provare con voi la 04, che si chiama Lost Boys. Guardate che carino il pack con trilli. Poi una volta aperta c'è la cialdina con lo specchietto. Lost Boys è assolutamente una delle mie preferite. Vi butta subito fuori l'oro, cioè è assurdo. Guardate, non c'è neanche bisogno che mi avvicini. Con questo vi vedete letteralmente dallo spazio. Pensatelo bagnato questo, con un po' di Fix Plus. Guardate che bello. Spero la videocamera lo catturi. Ci stava bene anche Wendy, dei miei illuminanti, perché ha una base un po' rosa, però volevo farvi vedere questo. Ora, appunto sopracciglia. Io in realtà ho fatto il microblading, tra l'altro il video è uscito anche di recente, quindi vado semplicemente con un mascara colorato. Io mi trovo veramente benissimo con questi di Neve Cosmetics, sono pazzeschi. In questo caso utilizzo Lisboa Ebony. Tra l'altro questi all'interno hanno anche delle micro setoline che vi vanno a dare un po' di tridimensionalità. Come vedete sono velocissimi, semplicissimi da usare. Mi aiuto con un pennellino. Una volta che il prodotto è un po' secco mi vado ad aiutare a sfumare. Addirittura a volte, se magari vedo proprio dei buchini, prelevo il prodotto con un pennellino e vado proprio come se fosse un pottino. Così mi ridisegno la zona. Super veloce, anche qui ci mancano le labbra. Vi voglio far vedere quello che è contenuto nel kit. Wild Berry, che è questo colore qua, senz'altro ci starebbe. Vi avevo detto che forse non l'avrei usato, ma mi sa che lo useremo. E lo voglio provare anche in combo con la matita, quindi faccio un contorno un po' più scuro. Oggi andiamo sul look così autunnale. Vedete, molto scrivente. Guardate. Io non sono un amante delle matite labbra, infatti le uso veramente molto molto di rado per dare un po' di tridimensionalità. Sfumo un po' facendo così e applico il colore. Vedete che è molto sheer, molto cremoso e meno pigmentato rispetto alla matita. Tra l'altro ha anche un odore
buonissimo. Io in realtà sono abbastanza obsessed con questo look. Poi trovo che con la pelle chiara e i rossetti scuri stiano benissimo. Vi faccio un close up così vedete bene il look. Mi dite cosa ne pensate. Mi farete poi sapere qua sotto nei commenti se avete già provato qualcosa di questa collezione qui di Nabla. Se vorreste prendere qualcosa, se volete vedere le altre palettine. Non lo so, fatemi sapere tutto. Io vi mostro bene cosa è uscito fuori. Devo dire che tutti i prodotti che ho utilizzato sono molto molto performanti. Abbiamo usato davvero cose dal low cost all'high cost, le abbiamo provate tutte. Vi mostro bene il look occhi, davvero semplicissimo da realizzare, ma come vedete gli yellow smokey sono molto molto d'effetto. E niente ragazzi, quindi questo è il look terminato. Io vi leggo nei commenti, vi leggerò poi nei commenti. Spero comunque questo video vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuti. Vi mando un bacione immenso. Vi ripeto che trovate tutti i link qua sotto e ci vediamo presto. Ciao!